Siamo a Firenze. Qui inizia il nostro viaggio nella storia delle 12 sedi dell'Accademia della Crusca, fondata fra il 1582 e il 1583. Il nostro sarà un viaggio particolare che inizia nelle stanze di molti palazzi storici fiorentini, dove gli accademici tenevano le loro adunanze e realizzavano la loro grande impresa, il vocabolario. Seguitemi. Iniziamo dunque a parlare di questa storia, che è la travagliata storia dei traslochi della Crusca, ricostruita grazie ai documenti degli accademici. Nei primi anni di vita, l'Accademia della Crusca non aveva una sede propria e le prime adunanze si svolgevano nelle case degli accademici. In un palazzo rinascimentale di Via de' Benci si tenne l'adunanza del 4 settembre 1588, nella casa dell'allora arciconsolo dell'Accademia Giovanni De Bardi. Gli accademici non facevano solo adunanze. Pensate che ogni anno, fino al Settecento, veniva indetto uno stravizzo, un banchetto dove veniva letta la cicalata, un'orazione in burla su un argomento di poco conto. Questi conviti venivano realizzati talvolta nella sede della Crusca, ma più spesso nelle abitazioni degli accademici o in palazzi storici fiorentini. Siamo in piazza Peruzzi, cuore dei possedimenti della nobile famiglia dei Peruzzi. In uno di questi palazzi i primi accademici continuavano a riunirsi e probabilmente proprio qui hanno dovuto fronteggiare le piene dell'Arno, come riportato nel diario delle prime adunanze. In quella che fu piazza San Biagio, l'attuale via Pellicceria, la Crusca ha avuto la sua sede dalla fine del 1590 fino almeno al 1594. È qui presente, infatti, una targa ottocentesca che ricorda i lavori degli accademici sul primo vocabolario, stampato poi a Venezia nel 1612. Come avrete capito, realizzare un'opera del genere richiedeva un impegno considerevole. E infatti ci tenne occupati dal 1591 al 1612, l'anno della sua pubblicazione. Le fonti principali che utilizzammo per la selezione dei vari vocaboli da mettere a lemma furono il Decameron di Boccaccio, la Divina Commedia di Dante, il Canzoniere di Petrarca. Si principiò nel marzo del 1591 a scegliere le parole della lettera A. Nel febbraio del 1592 si era a 1300 vocaboli. Nel frattempo, però, sorgevano alcune questioni. Se si deve mettere l'etimologia a tutte le parole che si possono trovare. Se alcune delle parole messe nei fogli come troppo viete, cioè antiche, si debbano lasciare. Essendo un'opera mai realizzata prima, le risposte le dovevamo dare noi stessi, che ci ponevamo le domande. Si metta quello che può abbellire e arricchire la lingua. Si metta. Di questa nostra lunga traversata nel mare delle parole, io fortunatamente tenni un diario. Si discorse del modo del fare il vocabolario e si scompartirono le parti da leggere agli accademici. Cioè, per una settimana del Decamerone, di Dante e del Petrarca. E a viva voce fu ciò vinto. E sopra tal risoluzione l'arciconsolo fece diceria e diede fuori una scrittura che s'appiccò alla cattedra, ove, a pieno, si dichiara il modo e l'ordine di fare detto vocabolario. Dopo il 1623, quando fu pubblicata la seconda edizione, l'attività dell'Accademia si interruppe per un'epidemia di peste che colpì Firenze dal 1630 al 1633. Nel 1641 la Crusca si trasferì prima presso il Canto al Magistrato, vicino a Or San Michele, antica chiesa delle arti fiorentine, e poi in una stanza posta tra il Palazzo del Bargello e il Canto dei Pazzi, all'inizio di Via de' Pandolfini. Dal 1650 al 1783 l'Accademia ha avuto sede dietro il magnifico Duomo della città, in Via dello Studio, nello stesso palazzo che accoglieva lo Studio Fiorentino,
L'Università di Firenze è attiva già dal 1348. In queste stanze ebbero luogo i lavori per la terza e per la quarta edizione del vocabolario, entrambe stampate a Firenze, una nel 1691 e l'altra tra il 1729 e il 1738. Nel luglio del 1783 il Granduca Pietro Leopoldo creò la nuova Accademia Fiorentina, accorpando la Crusca all'Accademia degli Apatisti e all'Accademia Fiorentina, con sede presso la Biblioteca Magliabecchiana nel complesso degli Uffizi. Nel 1811, quando Napoleone ricostituì l'Accademia dandole come scopo principale la compilazione del vocabolario, l'Accademia cambiò nuovamente sede e si trasferì nel convento degli Agostiniani in piazza Santo Spirito fino al 1814. Poi la Crusca, privata anche di questa sede, trovò ospitalità all'Accademia dei Georgofili fino al 1817. Dal 1817 l'Accademia della Crusca fu proprio qui, a Palazzo Medici Riccardi, che ospita anche la Biblioteca Riccardiana. L'Accademia della Crusca rimase qui fino al 1865, quando Firenze divenne capitale del Regno d'Italia e il Ministero dell'Interno chiese alla Crusca la cessione del palazzo. Dal 1866 la Crusca dimorò presso alcune stanze dell'antico convento domenicano di San Marco, dove restò per molto tempo, ma col trascorrere degli anni anche la residenza di San Marco dovette rivelarsi inadeguata, tanto che nel 1914 la Crusca tornò a Palazzo Medici Riccardi. Nel 1923, quando un regio decreto pose fine alla secolare attività lessicografica della Crusca, provocando l'interruzione della quinta edizione del vocabolario alla lettera O, gli accademici ritennero opportuno iniziare le ricerche per una nuova sede. Nel 1938 la Crusca si trasferì presso Palazzo Pucci, dimora storica fiorentina. Ma nemmeno qui gli accademici disponevano di spazio sufficiente, per cui fu cercata una nuova sede. Nel giugno del 1940 la Crusca si spostò in Piazza dei Giudici, nel Palazzo Castellani, oggi sede del Museo Galileo, ma ancora si presentò il problema degli spazi. Fu per questo che negli anni 60 l'Accademia trattò con la Soprintendenza ai Monumenti di Firenze per una nuova sede. Eccoci qua, davanti alla Villa Medicea di Castello, appartenuta alla famiglia Medici già dalla fine del 400. La villa è stata oggetto di un lungo restauro prima di essere consegnata formalmente all'Accademia della Crusca nel maggio 1977. Il nostro viaggio termina qui, davanti alla villa che ancora oggi ospita l'Accademia, insieme all'Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano e all'Associazione Amici dell'Accademia della Crusca. Nelle stanze della Villa di Castello trovano adeguato spazio tutti gli ambienti dell'Accademia. Nella sala delle pale sono conservate appunto le pale e i principali elementi relativi alla simbologia dell'Accademia. Al primo piano, in quella che era la sala da ballo dei Medici, si trova la biblioteca, la più fornita in Italia per gli studi sull'italiano. Al piano terra, l'archivio conserva le testimonianze più importanti della storia della Crusca.